Nei tempi antichi gli uomini sacrificavano agli dèi i frutti, ma non gli animali, e neppure li usavano per nutrirsi. Si dice che nel corso di un pubblico sacrificio celebrato in Atene, un certo Sopatro, che non era originario della regione, ma lavorava la terra nell'Attica, aveva deposto sulla tavola, in evidenza, per sacrificargli agli dèi, una focaccia e altri dolci. Quando sopraggiunse un bue, che tornava dal lavoro, divorò in parte le offerte e in parte le calpestò. Preso da furia dinanzi a ciò che accadeva, e visto qualcuno che non lontano stava affilando un'ascia, la afferrò e colpì il bue. Morto il bue, come si riscosse dalla furia, egli prese coscienza di quale atto aveva compiuto. Allora seppellisce il bue, poi fuggì di sua volontà, in esilio, verso Creta, come se fosse colpevole di impietà. Venne la siccità, con una terribile penuria di frutti. Alla delegazione che era andata a consultare il dio, la Pizia rispose che l'esiliato a Creta avrebbe posto fine a quello stato e che, se avessero punito l'uccisore e avessero rimesso in piedi il morto nel corso dello stesso sacrificio in cui era morto, le cose sarebbero andate meglio, purché assaggiassero il morto senza farsene scrupolo. Si misero allora alla ricerca di Sopatro, responsabile dei fatti. Sopatro ritenne che si sarebbe liberato dalla situazione penosa in cui lo metteva la sua impurità se tutti avessero agito come lui. Dichiarò dunque a quelli che erano venuti a cercarlo che un bue doveva essere abbattuto dalla città. Essendo quelli incerti nello scegliere chi avrebbe dovuto colpire l'animale, si offrì di farlo egli stesso, se lo avessero accettato come cittadino e avessero messo in comune l'uccisione. Si trovarono d'accordo e, tornati alla città, predisposero l'azione in questo modo, che poi è rimasto tale sino ad oggi. Scelsero delle fanciulle come portatrici d'acqua. Portarono l'acqua per affilare l'ascia e il coltello. Quando furono affilati, un altro porse l'ascia, un altro colpì il bue, un altro lo sgozzò. Dopodiché altri lo scorticarono e tutti assaggiarono il bue. Dopo aver fatto tutto questo, cucirono la pelle del bue, lo riempirono di fieno e lo misero in piedi, nella stessa posizione che aveva quando era vivo. Poi lo attaccarono a un aratro come se lavorasse. Poi passarono al giudizio dell'uccisione e tutti coloro che avevano partecipato all'azione furono chiamati a giustificarsi. Fra questi, le portatrici d'acqua indicarono come più colpevoli di loro quelli che avevano affilato le lame, mentre quelli che avevano affilato le lame indicarono quello che aveva portato l'ascia, e questi indicò colui che aveva sgozzato, e chi aveva fatto questo indicò il coltello. Quest'ultimo, non avendo voce, fu accusato dell'uccisione. Da quei tempi e sino ai giorni nostri, sull'acropoli di Atene, nel corso delle dipolie, i suddetti compiono allo stesso modo il sacrificio del bue. Dopo aver deposto sulla tavola di bronzo la focaccia e altri dolci, le fanno girare intorno dei buoi scelti e quello che assaggia le offerte viene abbattuto. Coloro che compiono questi riti sono oggi divisi in varie famiglie. Tutti i discendenti di quello che ha colpito il bue, Sopatro, sono chiamati Boutipoi,
coloro che colpiscono il bue. I discendenti di colui che li ha condotti intorno alle offerte si chiamano Kentriadai, quelli del pungolo. Infine, i discendenti dell'uomo che ha sgozzato il bue si chiamano Daitroi, quelli che festeggiano, per via della festa che seguì la spartizione della carne. Dopo aver riempito la pelle del bue ed essere comparsi al processo, gettarono il coltello in mare. Troppo sottili teologi furono i primi elaboratori del sacrificio per affermare che la colpa si manifestasse con l'uccisione di un essere vivente. Questo lasciarono ai futuri tribunali che conoscono soltanto l'angusto ordine degli uomini. Se bastasse astenersi dall'uccidere, la vita potrebbe anche diventare innocente, mentre la colpa abita nelle vene e può soltanto spostarsi, scambiarsi, svelarsi, celebrarsi. La colpa primordiale è il gesto che fa scomparire l'esistente, il gesto di chi mangia. Obbligatoria e inestinguibile è la colpa, e poiché gli uomini non sopravvivono se non mangiano, la colpa è per loro intessuta alla fisiologia e continuamente si rinnova. Ma chi è all'origine della colpa? Il bue da lavoro, compagno dell'uomo, che un giorno mangiò la focaccia e gli altri dolci offerti agli dèi. Quel gesto, ottuso e mite, era la prima lesione dell'esistente, che in sé ne includeva ogni altra. Era il gesto che fa sparire l'esistente, come Ade fece sparire Core. Da quel gesto discendono, legate in una sola catena, tutte le altre colpe. Così profondamente confitta nell'esistenza è la colpa che per inaugurarla basta un animale domestico che allunga il muso verso un dolce di campagna. Ma chi incontriamo allora all'altro capo della colpa? Il coltello che non ha voce, Aphonos. I due unici condannati, il bue e il coltello, non hanno parola. Chi non ha la parola viene condannato subito. Chi ha la parola ed è ugualmente colpevole vive in una perpetua dilazione della condanna. In mezzo, fra l'uno e l'altro capo della catena, fra il bue e il coltello, siamo tutti noi, le deliziose portatrici d'acqua, che ricordano le 50 danaidi, zampilli di linfa e di morte, e coloro che, con il pungolo, freddi istigatori, orientano il bue verso la focaccia, perché compia senza saperlo il gesto colpevole, perché così sia prescelto come vittima. E coloro che passano la vita assorti ad affilare le asce e i coltelli sacrificali. E quelli che si contentano di porgere l'ascia a chi sferrerà il colpo. E colui che abbatte l'ascia, mentre le donne rompono il silenzio con un grido acutissimo di gioia e di orrore. E quelli che sgozzano con il coltello l'animale già abbattuto, perché se il sangue non scorre, la morte è inutile. Il morto non può essere consumato, e quelli
che usano lo stesso coltello che ha sgozzato per spartire le porzioni di carne, una per cittadino. E infine, quelli che guardano l'uccisione e mangiano la carne della bestia. Guardiani della dottrina sacrificale, oltre che del Logos, furono i sacerdoti delfici. Quando gli ateniesi consultarono l'oracolo, dopo l'empio gesto di Sopatro, la Pizia rispose con parole brutali che avrebbero permesso di fondare la città, qualsiasi città, perché la città può fondarsi soltanto sulla colpa. Assaggiate il morto e non fatevi scrupolo. Con queste parole si avvia la civiltà. Tutto il resto è miele e ghiande, vita orfica, nostalgia di un'origine pura. Ma neppure quella vita poteva ignorare che il mondo è un dissiparsi e un dileguare. Sulla tavola bronzea giace la focaccia dolce. Ora la focaccia non c'è più. L'assenza, l'improvvisa, irreversibile assenza, segnale che si sta compiendo l'opera del dileguare. E ciascuno, ogni essere, il muto bue da lavoro e l'uomo che uccide e la lama metallica, partecipano a quell'opera. La colpa pervade tutto ciò che agisce. Tutto sarà sottoposto a giudizio. Ma non perché, grazie al giudizio, la colpa possa essere allontanata, dissolta. Anzi, la colpa è prescritta dagli dèi, prima ancora della legge. La Pizia offre agli ateniesi un enigma composto di 5 frammenti. Lo straniero deve essere richiamato dall'esilio. La colpa deve essere ripetuta, quindi esaltata. L'uccisore deve essere giudicato. Il morto deve essere rimesso in piedi nel corso dello stesso sacrificio in cui è morto. Gli uomini devono assaggiare il morto e non farsene scrupolo. Soltanto se si obbedisce simultaneamente a queste 5 condizioni, le cose potrebbero andare meglio. La risposta della Pizia è un rovo di contraddizioni. Lo straniero è colpevole, ma va richiamato dall'esilio. Anzi, è il presupposto di ogni salvezza. Il bue è colpevole, perché ha divorato le offerte per gli dèi, ma deve riapparire, in piedi, come animale impagliato. E, sia detto per i moderni, che tenderanno a rendersi troppo accessibile ogni resurrezione, il bue impagliato sotto la sua pelle sanguinosa non è il bue risorto. È soltanto il bue presente, nella stessa posizione che quando era vivo, ricomparso a ricordare che la vera offesa, prima della morte, è lo sparire. Gli uomini devono essere tutti sottoposti a giudizio per l'uccisione del bue, ma devono anche, subito, divorarne la carne e senza farsene scrupolo. Perché tutto questo? Gli dèi non si contentano di imporre agli uomini la colpa. Sarebbe troppo poco, poiché la colpa appartiene già alla vita. Ciò che gli dèi esigono è la coscienza della colpa, e questa si raggiunge soltanto attraverso il sacrificio. La legge, da sola, può servire a punire la colpa, non certo a darne la coscienza, che è ben più importante. Il sacrificio
è la macchina cosmica che solleva la vita colpevole alla coscienza. Quando Sopatro ebbe abbattuto l'ascia sulla nuca del bue da lavoro, si riscosse dalla sua furia come da un sogno e prese coscienza di quale atto aveva compiuto. Gettò l'ascia e fuggì lontano. Ma Sopatro in quel momento agiva da solo. L'atto era quello di un singolo. E Sopatro fu timido. Seppellì il bue invece di mangiarlo. La sua colpa non aveva risonanza. Non si spingeva sino in fondo. La pizia esige che l'ascia di Sopatro continui perennemente ad abbattersi e che tutti, la comunità intera, la polis, in ogni suo singolo membro, partecipi a quell'atto e sia conscia di commetterlo. Non solo. Ora accoglierà in sé anche Sopatro, lo straniero, e lo accoglierà appunto perché aveva compiuto quell'atto, quell'uccisione furiosa di un bue da lavoro che fa sparire nella sua bocca una focaccia dolce.